Interessante progetto del Vegal su Bibione e sul comprensorio del Tagliamento. Noi siamo andati a trovare questa mattina nella sede del Galla a Portogruaro in via Cimetta il suo presidente Annalisa Arduini. Può partire il contributo filmato. Ci troviamo nella sede del Galla con il suo presidente Annalisa Arduini. Parliamo di un progetto che riguarda Bibione, ma non solo, un progetto ambizioso per il turismo cosiddetto del paesaggio. Ci vuole illustrare quali sono le finalità di questo progetto e su quali cardini poggia il turismo del paesaggio. Il progetto di cui io volevo parlare si chiama Paesaggi Italiani. È un progetto effettivamente ambizioso, come dicevi tu, perché mira a valorizzare, a promuovere quello che vuole diventare il quarto polo turistico italiano, ovvero il turismo del paesaggio. Come sappiamo, in Italia ci sono tre forme di turismo prevalenti, che sono la montagna, il mare e la città d'arte. E allora chi studia e si occupa di turismo e sente le esigenze che provengono insomma, dal turismo stesso, dice: perché non creare un nuovo polo turistico, il turismo del paesaggio? Effettivamente in Veneto, ma anche in Friuli, e queste sono le due regioni interessate dal progetto, abbiamo un entroterra che è fantastico. Venendo un po' più nello specifico per parlare meglio del progetto, ogni GAL svilupperà in un territorio pilota svilupperà una diversa attività. E il GAL della Carnia si occuperà di fare un progetto di marketing territoriale con la realizzazione di un video che verrà distribuito nei social network. E il Torre Natisone GAL invece si occuperà di un'attività di informazione e comunicazione a mezzo stampa, quindi creerà un opuscolo. E nella nostra area, nel Veneto orientale, abbiamo il Comune di San Michele al Tagliamento e il Consorzio di Promozione Turistica, che si occuperanno della zona del Faro di Bene. Bibione. Il Faro di Bibione, per il Faro di Bibione il progetto prevede una sua rivitalizzazione e un suo ripristino, diciamo, una rimessa in pristino. Viene prevista anche la realizzazione di un'area espositiva in cui ci saranno mostre. Il Consorzio di Promozione Turistica, dal canto suo, invece si occuperà di fare dei pacchetti turistici promozionali. Quindi, la prossima settimana, il 12, avremo qui un incontro fra tutti i presidenti dei GAL, anche il Comune di San Michele al Tagliamento ed anche il Consorzio di Promozione Turistica, perché da quel giorno partirà Il effettivamente il progetto. progetto.